I danni del maltempo a Cartoceto, cede una grotta, famiglie isolate. Ragazza investita sulle strisce pedonali, ricoverata al Torrette di Ancona. Speranza contestato a Pesaro, i contestatori però non erano novax. Attesi nelle Marche una ventina di profughi afghani, andranno al Covid hotel. Scontro sulla statale 16 tra Fano e Pesaro, coinvolte 3 auto. 5 anni fa la tragedia del terremoto che sconvolse le Marche. Al via da oggi la fiera di San Bartolomeo a Fano, pochissima gente e scarsi affari, tutta colpa del Green Pass. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Apriamo con le notizie sul maltempo. Una bomba d'acqua durata circa 15 minuti ieri intorno alle 19:15 ha provocato diversi danni in tutto l'entroterra pesarese. Tra i comuni più colpiti anche quello di Cartoceto, dove la scalinata del centro storico si è trasformata in un torrente ed è ceduta anche una grotta. Angelica Panzieri. È bastato un solo quarto d'ora di pioggia ieri per allagare cantine, garage e provocare frane, smottamenti, fango. Una bomba d'acqua piovuta dal cielo intorno alle 19:15 è riuscita a buttare giù alberi, rami e interrompere le linee elettriche con conseguente blackout. A pagare la conta dei danni è stato soprattutto l'entroterra pesarese, in particolare il comune di Cartoceto, dove la scalinata del centro storico si è trasformata in un torrente. E come se non bastasse, lungo un tratto di 50 metri di via Marcolini, nei pressi di un'abitazione privata, è ceduta una grotta. Sul posto sono subito intervenuti i pompieri e assieme a loro il sindaco Enrico Rossi. Purtroppo le abbondanti precipitazioni hanno creato questa infiltrazione lungo via Marcolini che ha causato, come vediamo qua alle mie spalle, un parziale cedimento di una grotta. In corrispondenza di un tratto di via Marcolini, dunque abbiamo dovuto purtroppo precauzionalmente chiudere questo tratto di strada alla viabilità. Già stamattina una ditta è qua sul posto per un intervento di puntellamento della grotta e di prima messa in sicurezza, così da ripristinare nel giro di 48-72 ore al massimo, insomma, la viabilità stradale, soltanto ovviamente per mezzi leggeri. E sin da subito ci siamo ovviamente anche messi all'opera per un progetto poi definitivo di messa in sicurezza completo della grotta e quindi poi di ripristino della percorribilità stradale a tutti gli effetti. Nel frattempo alcuni residenti del tratto interessato sono rimasti isolati nelle loro abitazioni. Purtroppo i residenti che abitano dietro questo tratto di strada di via Marcolini chiuso sono rimasti isolati perché poi alle loro spalle hanno il tratto di piazza Marconi che purtroppo a tutt'oggi è ancora chiuso e per il quale inizierà l'intervento di ricostruzione la prossima primavera. Quindi ecco perché insomma abbiamo subito optato per intervenire con immediatezza per la messa in sicurezza e per quindi ripristinare immediatamente la percorribilità stradale. E ancora diversi danni si sono registrati anche ad Acqualagna, Fermignano, Cagli, San Costanzo. Nei due centri capoluogo, Pesaro e Urbino, le decine di interventi dei vigili del fuoco hanno registrato soprattutto la caduta di alberi e rami, con qualche smottamento tra Santa Maria dell'Arzilla, Candelara e Querciabella. I problemi maggiori si sono verificati nella strada provinciale 32 a Santa Maria dell'Arzilla, dove gli uomini della provincia, assieme ai vigili del fuoco, hanno lavorato senza sosta fino a mezzanotte per il ripristino della viabilità. Così anche nella strada provinciale che porta da Montefabbri a Pontevecchio, oltre che nella provinciale 80 di Monbaroccio, dove gli operatori della provincia sono intervenuti a causa del cedimento dell'asfalto. Il forte acquazzone non ha risparmiato nemmeno Acqualagna, dove oltre all'allagamento di garage e scantinati, in alcune abitazioni è andata via la corrente elettrica per alcune ore. Poi la squadra dell'Enel si è attivata per ripristinarla e nel giro di qualche ora la situazione è tornata alla normalità. Un altro intervento è stato fatto, sempre ad Acqualagna, nei pressi di una casa di campagna, per favorire l'accesso a una famiglia impossibilitata ad entrare a causa di una piccola frana e del fango.
La cronaca, un grave incidente si è verificato questa mattina a Pesaro, nella zona di Santa Veneranda, in strada sotto le selve. Un pedone, una giovane ragazza, è stato investito da un'auto sulle strisce pedonali ed è rimasto ferito, tanto da richiedere l'intervento delle ambulanze. Sul posto la Polizia Municipale di Pesaro. E adesso l'aggiornamento breve sul Covid. I positivi sono nelle ultime 24 ore 120 nella provincia di Pesaro Urbino, i nuovi casi 18. Negli ospedali invece i ricoveri salgono a 66, 9 in più rispetto a ieri. Cresce anche il numero dei pazienti in semi intensiva, mentre diminuisce il numero dei degenti in terapia intensiva. Sono 2 in meno. Ad oggi non sono stati notificati decessi legati al Covid. Ieri a Pesaro, nel corso dell'inaugurazione invece della farmacia comunale in via Giolitti, un gruppo di circa 50 contestatori aveva inneggiato cori contro il ministro Speranza. Non si trattava però di Novax, ma dei membri appartenenti al comitato di cura domiciliare Covid. E tra loro c'era anche l'avvocato Eric Grimaldi, che ai nostri microfoni ha spiegato il motivo della loro protesta. Non chiamiamoli Novax, ieri a contestare il ministro della Salute Roberto Speranza a Pesaro per l'inaugurazione della farmacia in via Giolitti c'era il popolo delle terapie domiciliari e tra loro anche diversi medici vaccinati. Poi il loro leader, l'avvocato Eric Grimaldi, fondatore di UCDL, Unione delle Cure e Diritti delle Libertà e fondatore del Comitato Terapia Domiciliare Covid-19. Vogliamo essere curati con le cure domiciliari precoci, hanno gridato all'arrivo del ministro, mostrando chiaramente il messaggio inciso anche sulle loro magliette. Ad un giorno di distanza da quella che doveva essere una semplice inaugurazione, poi trasformatasi in un evento contestato, oltre che da loro, anche da una piccola minoranza del movimento Io Apro, guidato da Umberto Carriera, è lo stesso avvocato Grimaldi a spiegare ai microfoni di Fano TV il motivo della loro presenza in via Giolitti. Per chiedere a Speranza di far partecipare i medici del Consiglio Scientifico del nostro comitato alla revisione dei protocolli di cura, perché più volte abbiamo invitato il ministro a coinvolgerci, non c'è mai stato nel nostro paese uno schema terapeutico, un protocollo e delle linee guida che coinvolgessero le esperienze e le evidenze dei territori. Quindi non eravamo assolutamente Novax, così come è stato scritto da alcune testate locali, anzi il nostro gruppo è un gruppo che tende ad ottenere una terapia domiciliare precoce da praticamente che sia complementare alla campagna di prevenzione e di vaccinazione, e quindi una terapia domiciliare precoce adeguata che possa servire in questa emergenza sanitaria, perché non basta solo la vaccinazione. Abbiamo visto che spesso il virus buca il vaccino e abbiamo supportato, aiutato e guarito a domicilio circa 20-30.000 persone, supportandoli in fase precoce ai primi sintomi e senza una vigilante attesa, così come prevede prevedono le linee guida ministeriali. Era atteso per oggi l'arrivo di 20 profughi afghani inviati nelle Marche dal Ministero dell'Interno. Saranno ospitati al Covid Hotel di Gabice Mare, ha detto l'assessore regionale Stefano Guzzi. Accogliamo i civili che hanno collaborato con le strutture italiane. Due giorni fa il Ministero dell'Interno, tramite la Protezione Civile Nazionale, ha chiesto alle varie regioni la disponibilità di posti per ospitare profughi afghani. Come Regione Marche abbiamo messo a disposizione 20 posti presso il Covid Hotel di Gabice Mare, che è già a nostra disposizione per chi esce dall'ospedale e deve finire la quarantena. In questo caso le cose si sposano perfettamente, perché questi profughi che sono in arrivo dovranno comunque stare 10 giorni in quarantena anche qualora risultassero negativi, come è questo il caso. Oggi quindi arrivano 20 persone, saranno ospitati al Covid Hotel appunto della nostra regione, a Gabice. Valuteremo nelle prossime ore se, essendo magari congiunti alcuni di essi, marito e moglie, madre e figlia, potranno essere ospitati nella stessa stanza e i posti potrebbero diventare fino a 30. Io ritengo opportuna e doverosa questa disponibilità da parte della Regione Marche, oltretutto lo facciamo anche in contiguità con un'iniziativa che è già in essere tramite i nostri Covid Hotel che già abbiamo, diciamo così, a nostra disposizione.
Cambiamo argomento. Oggi è iniziata a Fano la Fiera di San Bartolomeo, una partenza decisamente sottotono, con poche persone, pochi ambulanti, tutto questo per colpa del Green Pass. Una partenza un po' sottotono, quella della Fiera di San Bartolomeo qui nella zona Sassonia di Fano, partita oggi. Gli ambulanti dovevano essere circa 250, in realtà sono molti meno, ci sono diversi spazi vuoti. Un evento che si sta tenendo in tutta sicurezza, perché quest'anno per accedervi è necessario il Green Pass. Dalla borsa orologio alla sciarpa scaldacollo con mascherina incorporata, fino all'ombrello che cambia colore con la caduta della pioggia. Sono tante le novità che quest'anno, dopo lo stop dello scorso anno per via del Covid, animeranno la Fiera di San Bartolomeo, in programma da oggi fino al 26 agosto. Ma la prima giornata ha registrato poco movimento e chi ha deciso di passeggiare sul lungomare per ammirare i prodotti e sapori tipici di questa manifestazione non si è comunque dato alle pazze spese. Signora, cosa ha comprato alla fiera, ce lo dice? Un paio di ciabatte da 3 euro e gli occhiali che ci vedo sono da vista. Lei è francese ma tutti gli anni viene in Fiera Fano? Sì, vengo dal 1967 con i miei genitori e dopo da sola con il mio marito. E lui. Cosa ha comprato? Oggi abbiamo comprato un ombrello, stiamo cercando un zaino e qualche altre cosette, come sempre. Appassionata della Fiera di Fano? Sì, assolutamente. Ho comprato una cosa che non si trova da nessuna parte. Questi sono i bargesini che fanno a Barge vicino Lucca e sono favolosi. Un po' di spezie, attualmente stiamo girando, vediamo un po'. Lei è di Fano? No, sono marchigiano ma ormai da molti anni a Roma e quindi mi trovo qui per vacanza. E ha approfittato per venire alla fiera? Ci abbiamo provato, anche se con la pandemia è opportuno avere un po' di precauzione. Bisogna tener conto che c'è una pandemia in corso e sarebbe opportuno invitare a girare tutti con le mascherine, per cui la correttezza vorrebbe che si tenga conto di questo, si è ridato il via ad una fiera, benissimo, perché riparte, però con le dovute precauzioni e di rispetto per tutti. Lei è di Fano? No, di Pesaro. Questa fiera ci viene tutti gli anni. Sono capitata oggi per caso. Come l'ha trovata? Le è piaciuta? Sì, sì. Ma adesso ho fatto pochi passi, quindi però a me piace, a noi donne piace. Mio marito, vedi là, lui parte. Per diversi ambulanti il Green Pass obbligatorio per accedere alla manifestazione è stato penalizzante e potrebbe essere uno dei motivi per cui questa edizione 2021 della fiera non ha avuto il successo degli anni precedenti. Primo anno questo in cui si sono visti lungo la strada anche diversi spazi vuoti, solitamente riempiti dalle bancarelle. In linea di massima, nonostante la partenza non proprio ottimale, le novità della fiera sono comunque riuscite ad attrarre qualche compratore in più. Arrivo da Padova, però gente, pubblico ce n'è pochissimo. Non riesco a capire se è per il Green Pass, se non è per il Green Pass, non si capisce. Vediamo oggi nel pomeriggio. Poi ci sono parecchi posti vuoti, infatti qui vicino a me c'è un posto vuoto. Quindi la fiera è tutta spezzettata, non riesco a capire neanche questo. E quest'anno arriva con la novità? Sì, ma funziona come un orologio a pila. Qua dentro al taschino ci si mettono le batterie, ecco qua che si vede. Si mettono le batterie e si regola come un orologio, funziona normalmente. Può essere da utilizzo da passeggio e anche arredo casa. Come sta andando? Pochissima gente, la gente che c'è purtroppo non sta spendendo nelle bancarelle, però siamo positivi, è appena iniziata, sicuramente stasera e nei prossimi giorni qualcosa dovrebbe venire fuori, dovranno uscire qualcuno, no? Lei ha portato qualche novità? Sì, io ho delle pentole professionali, ma vengo tutti gli anni, da 15 anni che faccio questa fiera, onestamente devo dire che come quest'anno vedo molte, molte meno bancarelle, infatti stamattina sono un po' preoccupato. Poche persone ci sono in giro, forse sicuramente dovuto anche al Green Pass, che è penalizzante per noi commercianti. E la novità che proponiamo quest'anno nelle ombrelli sono questi ombrelli qua che si colorano con l'acqua, che quando poi si asciugherà ritornerà nella sua versione originale. Questa prima mattinata di fiera com'è andata? Accontentiamoci per adesso.
stasera dovrà essere un po' meglio, capito? Che tipo di prodotti propone? Ma abbiamo, vedi, tutte sciarpine artigianali, vedi, ad anello, vedi, le sciarpe lunghe, quelle di là, vedi. Poi c'è questa novità, il collo con la mascherina. Questa è proprio una cosa nuova. Ancora cronaca, un altro incidente, questa volta un frontale, si è verificato intorno alle 14.50 sulla statale 16 Adriatica, all'altezza dei Bagni 5, sono rimasti coinvolti 3 veicoli. Da una prima ricostruzione sembra che la prima autovettura, una Dacia Duster, condotta da un fanese di 66 anni, nel sorpassare la coda in direzione Pesaro, si è andata ad urtare frontalmente con la macchina che proveniva dal senso opposto della strada, ovvero un SUV Mercedes condotto da un uomo di 35 anni della zona, per poi affrontare una carambola e andando a sbattere su una terza auto, una Fiat Tipo, condotta da un turista di Bologna con la famiglia al seguito. Non ci sono feriti gravi, soltanto lievi. Il conducente della Dacia è stato portato in ambulanza al pronto soccorso, lievemente ferito anche l'uomo alla guida della Mercedes, mentre è rimasto praticamente illeso il conducente della Fiat. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Fano. Nel frattempo la viabilità ha subito dei rallentamenti, è stata garantita la circolazione ad entrambe le corsie, grazie anche all'utilizzo della stradina bianca a lato della strada e a fianco della ferrovia. Il sinistro ha richiesto anche l'intervento dei Vigili del Fuoco di Fano, che hanno provveduto a rimettere in sicurezza le auto. A 5 anni dalla tragedia che ha sconvolto quasi la metà del territorio marchigiano, mi stringo nel dolore ancora forte e vivo nelle nostre menti e nei nostri cuori alle famiglie di chi non c'è più e alle comunità disgregate che faticano a tornare alla normalità. Così ha scritto oggi il presidente della regione Francesco Acquaroli su Facebook nel giorno dell'anniversario del sisma che il 24 agosto del 2016 fece tremare il centro Italia causando decine di vittime e la devastazione di interi paesi nelle Marche. Moltiplicheremo i nostri sforzi, ha continuato il presidente, per restituire il prima possibile normalità e futuro a tutte le comunità distrutte dal sisma. Nelle prossime settimane, ad un anno dal nostro insediamento, tireremo le prime somme e tracceremo le linee di azione future. La ricostruzione, ha concluso Acquaroli, resta la priorità della nostra azione di governo. Torniamo nel nostro territorio, nella provincia di Pesaro Urbino, per parlarvi della storia di un sacerdote, Don Luis, che farà ritorno nel suo paese, il Congo. E l'obiettivo del parroco di Tavernelli di Serrungarina, Don Pier Giorgio Sanchioni, è quello di aiutarlo. Letizia Marchionni. Contributo da parte della comunità per aiutare Don Luis è l'appello lanciato da Don Pier Giorgio Sanchioni, parroco di Tavernelle e Serrungarina, per dare una mano al sacerdote che a settembre dovrà rientrare in Congo dopo 4 anni passati a servire la parrocchia e la comunità. Come abbiamo fatto con gli altri sacerdoti, pensiamo sia giusto e bello aiutarlo, ha spiegato Don Pier Giorgio. Non siamo ricchi, ma tutti possiamo fare qualcosa per chi è più povero. In Congo, Kananga, dove andrà, c'è bisogno un po' di tutto, ma fondamentalmente penso che una macchina sarà indispensabile. Allora abbiamo pensato di fare una raccolta e il 4 settembre alle ore 19 facciamo una messa così insieme di ringraziamento, di saluto, e per quel giorno raccoglieremo, o chi non l'ha fatto, questo contributo, questo aiuto che ho messo anche nell'IBAM della nostra parrocchia di Tavernelle. Ritorno in Congo molto soddisfatto di questa bellissima esperienza missionaria che ho fatto in Italia, ha raccontato Don Luis, che prima di arrivare a Tavernelle ha passato 6 anni come parroco ad Arquata del Tronto, vivendo anche l'incubo del terremoto. Sono stato anche io colpito da quel terremoto del 2016 e poi ho perso tutto, come tutti i miei parrocchiani, e poi dopo non avevo più la parrocchia perché tutto è stato distrutto, anche la mia macchina, e finalmente ho fatto la richiesta, ho incontrato una signora di Tavernelle che era venuta a Quarta per fare il servizio della protezione civile, e poi mi ha visto che stavo così senza posto, senza fare niente, e ha detto: ma guarda che lì da noi c'è posto. Mi sono sentito veramente a casa, mi sono sentito accolto da tutti
Infatti tutti mi hanno voluto molto bene. Dopo 4 anni passati a fianco di Don Pier Giorgio, Don Louis è pronto per il suo ritorno in Congo. Lì, ha spiegato, andrà ad insegnare al seminario ed avrà anche la parrocchia. Una sfida, spiega, ma che affronta con il sorriso stampato sul volto. Le sfide sono tante. Quindi c'è tanto, tanto, tanto da fare. Le chiese nostre, le nostre parrocchie non hanno niente e quindi bisogna rifare tutto. Ad esempio io, adesso quando torno lì, loro pensano che questo viene dall'Italia, dall'Europa e quindi è ricco. Allora magari il vescovo ti manda una parrocchia non dove c'è niente e tu devi rifare tutto, anche comprare il letto per dormire. Ma la cosa più importante è la macchina per il servizio pastorale, perché da noi, sai, la parrocchia ti prende da Tavernelle fino a Ascoli Piceno e quindi ci sono le comunità e senza un mezzo di trasporto è difficile di raggiungere il popolo di Dio. Vorremmo cercare di coinvolgere più persone possibili in questo gesto di solidarietà, ha concluso Don Pier Giorgio. Diceva Santa Teresa di Calcutta, chi aiuta un uomo aiuta il mondo. Speriamo che ognuno aiuti qualcuno. Dalla pandemia nei secoli alla pietà popolare. Ha preso il via a Fano la rassegna I segreti del suffragio. L'ospite di questa sera sarà Aldo Civitillo, che svelerà il mistero della spada nella roccia. Simona Zonghetti. Torna anche quest'anno la settimana dedicata ai segreti del suffragio. 7 appuntamenti con ospiti illustri organizzati dalla Confraternita. La rassegna, cominciata ieri con l'insegnante di storia e filosofia Anna Manfredi, proseguirà questa sera con Aldo Civitillo, che racconterà il mistero della spada nella roccia. Gli eventi inizieranno tutti alle 21.15 e non serve la prenotazione, occorre però avere il Green Pass e i posti a sedere sono limitati, una 60 in totale. L'obiettivo è continuare la tradizione della confraternita del suffragio, che oltre la fede cura l'arte e la cultura, è questo. Quali saranno i temi che verranno trattati durante gli appuntamenti? Ecco, i temi sono la pietà popolare, l'era dell'acquario, la spada nella roccia, le pandemie nei secoli, l'occupazione delle Marche e dell'Umbria da parte di truppe straniere e il regista Leandro Castellani, che parlerà di brigantaggio postunitario nella nostra zona a Monte Maggiore. E dell'assedio di Ancona e della battaglia di Castelfidardo se ne parlerà giovedì con Lucio Martino. Il giornalista professionista metterà in risalto il valore e l'onore dei soldati pontifici. Molti, infatti, furono i cadetti e i seminaristi che si arruolarono e restarono uccisi nello scontro. Giovedì, invece, Monsignor Giovanni Tonucci, arcivescovo prelato emerito di Loreto, si occuperà di pietà popolare come manifestazione di fede nella storia. In particolare si parlerà di edicole votive, tracciando una sorta di censimento di tutte quelle esistenti nel comune di Fano. Aprirà la serata Stefano Facchini con la recita di una poesia in dialetto. Ora, questa è una tradizione molto antica, possiamo dire una tradizione che era già presente ai tempi del paganesimo. Comunque sia, ha uno sviluppo particolare nella nostra fede e diventa soprattutto una edicola mariana, quindi dedicata alla Madre del Signore. Ora, da questa iniziativa, quindi la volontà di presentare i risultati di questa inchiesta, di questa ricerca, ebbene è nata la possibilità di fare un incontro che parli proprio della pietà popolare in vari suoi aspetti. Esiste la liturgia, quindi i sacramenti, la messa, eccetera, ma ci sono anche altri modi di manifestare la fede che non sono catalogati tra le cose della liturgia, ma sono ugualmente interessanti perché rivelano la presenza di una tradizione che nasce dalla spontaneità dell'animo umano. Ecco, sono cose non in qualche modo obbligate o dettate da qualche legge, ma semplicemente che nascono dalla volontà di mostrare così affetto, devozione o la richiesta di un aiuto da parte della gente. Venerdì poi sarà la volta del noto regista Leandro Castellani. Sabato invece il primario Marco Belogi ripercorrerà la storia delle gravi pandemie del passato, mentre lunedì 30 agosto terminerà la rassegna all'Orchestra di Santa Maria del Suffragio con musiche di Piazzolla ed Ennio Morricone. La città di Pesaro è tra le 5 finaliste per ospitare l'Eurovision Song Contest 2022. Lo hanno annunciato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il suo vice Daniele Vimini.
un sogno che continuano, hanno detto, dalle 17 città che avevano manifestato interesse inizialmente, in 11 hanno inviato il dossier di candidatura e tra queste in 5 sono state considerate idonee. Insieme alla città della musica UNESCO, cioè Pesaro, anche Torino, Milano, Bologna e Rimini. È una gioia apprendere oggi che siamo entrati di diritto nella fase, nel rush finale delle 5 città in lizza per raggiungere questo grande obiettivo. Proveremo a giocarci tutte le nostre carte, credendoci con determinazione fino in fondo. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Subito dopo di noi le previsioni del tempo, poi un approfondimento sull'anticipazione della riunione annuale della Federcaccia che si terrà il prossimo 30 agosto. L'informazione in diretta invece torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci.